dentro gli spiriti ribelli, nemici della verità e della giustizia. Rendi forti e generosi nella reverenza e nell'adesione alla legge del Signore. Quanti la patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace, affinché nel rispetto di ogni legge sia alimentato lo spirito di umana fraternità. Per questo imploriamo dal tuo patrocinio rettitudine alle nostre menti, vigore ai nostri volere, onestà agli affetti nostri, per la serenità delle nostre case, per la dignità della nostra terra. Apparsa di Antonio Manzanelli, abbiamo voluto riunirci come in famiglia. Per Antonio Manganelli credo che non servano parole, letture di curriculum o altro. È un nome talmente sentito da tutta l'Italia, per cui dico, rifare il suo excursus professionale di uomo e di capo polizia mi sembra superfluo. Personalmente poi ho fra i miei ricordi personali momenti incredibili, non mi basterebbe una giornata per rivederli tutti o per riferirli, né sarebbe questo qui il luogo. Certo che il suo percorso di uomo e di capo della polizia ha lasciato in noi un ricordo indelebile, lo sentiamo, sentiamo molto questa sua mancanza e la sua scomparsa la riteniamo. Era raccogliendo l'invito dei suoi ex alla squadra mobile, e perché sentiva Firenze come una delle sue prime esperienze ed è rimasto legato a tutti indistintamente. E io ho potuto constatare con mano ancora dopo tanti anni l'affetto che gli è stato riscontrato e dovuto in quell'occasione. Gente che non vedeva, colleghi e collaboratori che non vedeva da anni, e quindi che veramente lo hanno ripreso come uno di famiglia. È stata una cosa molto, molto sentita e molto evidente. Era un uomo che dava consigli a tutti,